San Gadallo! Erano le 2:30 del mattino quando i pellegrini hanno raggiunto piazza Umberto I a Supino, in provincia di Frosinone, accolti dal rettore del santuario di San Cataldo, Don Sergio Reali, e dal sindaco del paese Gianfranco Barletta con alcuni esponenti della sua amministrazione. Insieme hanno raggiunto, con canti e preghiere, la chiesa di San Pietro. Nonostante l'ora e sfidando il sonno, erano in tanti ad assistere al rito tradizionale della cosiddetta cacciata di San Cataldo. La statua del santo è stata presa dalla nicchia, da decine di incollatori, e portata a spalla tra due ali di folla fino alla macchina dove è stata esposta. Don Sergio Reali, nella sua omelia durante la celebrazione eucaristica, ha parlato del senso della fede che ci offre alleanza e comunione, l'unica arma per sconfiggere tutte le guerre. Certamente ogni festa religiosa, ogni santo porta con sé un messaggio. Come giustamente mi viene domandato, il messaggio di San Cataldo in questo momento è proprio quello dell'accoglienza, della solidarietà, dell'attenzione a certi valori. Vogliamo invocare davvero da questo santo in questo momento il dono della pace, il dono della salute per quante persone sono malate, soprattutto il dono di saper vivere i nostri tempi secondo quello che il Signore ci chiede. La festa di San Cataldo è un riferimento anche temporale, lo è sempre stato, no? A Supino quando si fanno delle cose si dice sempre lo facciamo prima di San Cataldo o dopo San Cataldo, quindi già questo lascia intendere l'importanza di San Cataldo per i supinesi, è sempre stato un punto di riferimento per i fedeli, un punto di riferimento per i cristiani, è il nostro santo, lo sentiamo veramente in maniera forte, quindi un grosso amore per San Cataldo.